continuiamo un po' nel filone delle ricette veloci e pratiche per l'estate. Si sa, stare troppo ai fornelli d'estate è estremamente out. Anche oggi proporremo una ricetta che è più un assemblaggio di ingredienti che una vera e propria ricetta, ovvero, come leggete dal titolo, le lasagne alla norma, che possiamo dire così è una parafrasi, una rilettura della famosissima pasta siciliana, appunto la pasta alla norma. Comporremo delle semplicissime lasagne, dopodiché sbatteremo tutto al forno e dopodiché, nel frattempo che il forno cuoce, possiamo, che so, fare un bel cruciverba, vedere un po' di televisione o ammirare il cielo assolato dell'estate. Ok ragazzi, iniziamo subito a vedere gli ingredienti che già sono qua dietro di me e dopodiché cuciniamo insieme. Ok, ecco disposti qui sul mio piano da lavoro tutti gli ingredienti che oggi utilizzeremo. Parliamo di lasagne alla norma, quindi gli ingredienti già sono facilmente intuibili. Ragazzi, questa volta non vi darò delle dosi precise, perché tutto dipende da quanto grande è la vostra teglia, per quante persone volete fare appunto questa preparazione, per quanto siete mangioni e via discorrendo. Insomma ragazzi, come per tutte le ricette delle lasagne al mondo, in questo caso regoliamoci ad occhio e secondo i nostri gusti se farle più o meno condite. Quindi di lasagne stiamo parlando. Avremo bisogno di lasagne fresche, le mie le ho comprate al banco supermercato, sono lasagne fresche all'uovo. Dopodiché alla norma, quindi protagonista salsa di pomodoro, la mia è una conserva deluxe, l'ho fatta io con le mie mani questa salsa di pomodoro. Vi lascio giù nell'info box la ricetta della mia conserva di salsa di pomodoro qualora vi interessasse. Alla norma, quindi immancabili le melanzane, nel mio caso le ho fritte, ma se voi siete magari volete farla un po' più light, un po' più leggera, piastratele, fatele alla griglia, andranno bene ugualmente. Del basilico fresco, della ricotta salata, perché nella pasta alla norma va esclusivamente ricotta salata, e infine un ingrediente che normalmente nella norma non va, ma che oggi nel caso delle lasagne aiuteranno a creare un po' di cremine, a renderla un po' più buona e filante, della mozzarella fior di latte tagliata a cubetti. Ragazzi, la classica mozzarella che si trova in commercio nelle bustine di plastica. Ok ragazzi, iniziamo subito ad assemblare le nostre lasagne alla norma. Ok ragazzi, come vi accennavo poco fa, alla fine non è una vera e propria ricetta, ma più che altro un assemblaggio degli ingredienti. Quindi prepariamoceli tutti qua vicini sul piano da lavoro. Vi voglio fare notare una sciccheria, che ovvero che ho trovato una pirofila che è esattamente grande quanto le mie lasagne fresche, e questo mi faciliterà decisamente la vita. Quindi iniziamo con 3 bei cucchiai, vabbè nel mio caso 3, ma ripeto non vi do dosi per questa ricetta, di salsa di pomodoro. Quindi inumidiamo il fondo della nostra teglia, voilà. Chissà se dalle immagini si vedrà bene quello che sto facendo, ma oramai Antonio fra poco lo chiameranno alla Rai di quanto è fatto bravo a fare le riprese. Ok, Antonio non mi sembra molto convinto di questa cosa che ho detto. Dopodiché mettiamo la prima lasagna, voilà. Ok, vi metterei subito già un pochino di salsa. Ok, le nostre famose melanzane, che lasagne alla norma sarebbero senza le melanzane fritte o piastrate. Dopodiché una generosa spolverata di mozzarella,
scala. Perfetto. La ricotta salata, ragazzi, la mia è una ricotta, assaggiatela la ricotta salata, la mia è molto sapida e salata, quindi non ne metto tantissima perché sennò rischio di ottenere un risultato un po' troppo salato, quindi vedete ne metto proprio due cucchiaini, anzi due e mezzo per strato. Ok ragazzi, ho messo, mettiamo qualche pezzettino di basilico fresco che ci sta sempre bene. Voilà, c'è un odore di basilico in tutta la cucina che non ve sto a dire. E infine metto un altro goccino di salsa. Voilà. Ok, metto l'altro strato di lasagna e continuo così per tutti gli strati che ho intenzione di fare. Ci vediamo per l'ultimo strato, io nel frattempo continuo. Ok ragazzi, ho finito di comporre la lasagna, l'ultimo strato l'ho fatto semplicemente pomodoro, mozzarella e ricotta salata. Alla fine della fiera ho notato che la mia teglietta era leggerissimamente troppo grande, l'ho stretta direttamente con le mani, quindi ho acceso il forno a 180 gradi, farò cuocere la mia lasagna per 25 minuti coperta dall'alluminio in maniera tale che l'umidità si distribuirà benissimo all'interno della lasagna permettendo una cottura ottimale. Dopodiché gli ultimi 5 minuti metterò il forno al massimo, toglierò l'alluminio e farò gli ultimi 5 minuti di grill, quindi un totale più o meno cuocerà per mezz'ora. Ok ragazzi, io già so che voi ve lo immaginerete, ci vediamo dopo per la presentazione del piatto, ciao! Ok ragazzi, ecco pronte le nostre buonissime lasagne alla norma. Faccio una piccola parentesi prima di continuare la mia presentazione finale. Mi sono messo qua direttamente sul piano da lavoro a fare la presentazione finale perché ho notato che quando mi metto sulla tavola le riprese vengono orribili, o meglio, le riprese vengono bene, la luce viene uno schifo, quindi io mi ammazzo a fare un piatto carino e poi tutto viene svilito dalle luci a dir poco orribili. In ogni caso, una volta che ho sfornato le mie buonissime lasagne, le ho lasciate raffreddare all'incirca 10 minuti, un quarto d'ora a temperatura ambiente, dopodiché le ho tagliate e le ho servite diciamo in tavola fra virgolette. Ok ragazzi, vi dico ciao, vi do un grosso bacio e alla prossima video ricetta. Ciao.